Non dirmi che vuoi perderti un'occasione come questa. Hey, hey. Golf Television in Tour. Diventa anche tu protagonista in TV. 26 gare nei più bei circoli italiani. 234 premi in palio. Wow. 104 nearest to the pin. Sponsor prestigiosi. Per arrivare al grande invitational finale del 28 settembre. Golf Television in Tour, l'unico circuito che ti fa rivedere le gare in TV. Golf Television in Tour. Diventa anche tu protagonista in TV. Ben ritrovati agli amici di Golf Television, puntata numero 289. Caro Marco, oggi ti ho fatto una sorpresa. Oggi ho fatto una sorpresa, abbiamo ospite un carissimo collega che in una notte di insonnia di 17 anni fa si è inventato qualcosa per il golf. È vero, ma non solo, è interista come te, per cui adesso abbiamo detto troppe cose. Però grazie, ben ritrovato, ben ritornato, anzi a Donato Ala. Grazie. Allora, Donato a voi. Ala, golfitaliano.it, ma non solo, tante altre cose. Giornalista di lunga data. Di lunga data, di turismo golfistico. Appassionato soprattutto di golf nei tuoi excursus giornalistici, ma sappiamo che c'è anche il buon food, insomma tante cose. Oggi parliamo principalmente di golf. Bene. Parliamo di golf, intanto hai un logo meraviglioso, Golf Italiano, che si contraddistingue in questo mondo, diciamo, di appassionati, ed eccolo qua. Ma questo c'è anche scritto Golf Italiano Cup 2020, quindi continuiamo a parlare di circuiti in questa nostra parte iniziale di stagione come Golf Television. Cosa succede? Allora Marco, Golf Italiano, come ha detto Marco, ormai è un bel po', siamo arrivati al 18° anno e Golf Italiano è stata una nostra creatura che abbiamo pensato solo per noi, nel senso che noi non siamo organizzatori di gare, ci curiamo questa nostra piccola Cup che per 15 anni è stata una Cup con finale internazionale diretta, poi in previsione della Ryder Cup 2022 abbiamo pensato di rimanere un pochino in Italia e quindi già da 3 anni stiamo facendo la finale in un posto stupendo in Puglia che è Acaia, dove a ottobre facciamo sempre la nostra finale diretta. La Golf Italiano Cup prevede circa 6 finalisti diretti in ogni gara. Ma soprattutto una cosa, credo, forse l'unico circuito che premia i primi 3 netti e i primi 3 lordi delle 3 categorie. Quindi, insomma, è che sembra un po' la diatriba tra i dilettanti, sì, che sì. Dico, ma allora quante sono le gare? Sono 11, siamo in attesa di una 12ª tappa a Porto Cervo, in quanto stiamo aspettando un po' di vedere cosa è successo, perché si sono mosse un po' di cose lì al Pevero e quindi stiamo aspettando, però per il momento diamo quelle determinate che sono 11 tappe. Poi tu sei sempre in giro, perché chiaramente la professione, sei appena rientrato da Dubai, ecco, dammi uno spunto prima di chiamare il primo blocco pubblicitario proprio su Dubai. Abu Dhabi. Raccontaci un pochino, intanto il golf italiano, visto che là la porta fino a dopo 3 giri ha fatto un gioco pazzesco, poi ci ha lasciato. Però il golf italiano è cambiato negli ultimi 5 anni, anche a livello professionistico stiamo parlando, quindi c'è molta più considerazione. Allora, ho notato che sicuramente gli italiani sono ben visti come giocatori professionisti. La porta è stato un caso particolare, oltretutto questo suo exploit fin dall'inizio è stato determinante per far conoscere meglio non solo lui ma anche il nostro golf italiano. Ricordo che erano 8 i giocatori presenti, purtroppo noi italiani come sempre abbiamo sempre questa, no? Durante un torneo saliamo e scendiamo nel corso dei 4 giorni, vedi quello che è successo anche recentemente a Paratore, sempre certo. Da quelle parti là, che è stato in testa e poi ha mollato l'ultimo giorno, quindi non si capisce cosa ci sia dietro questo perdere un po' la testa. Io ho visto un Laporta a dei livelli altissimi il terzo giorno, dei colpi veramente impensabili e poi l'ultimo giorno purtroppo si è perso. Io credo che sia solo un problema di testa, non solo un problema di tecnica, perché noi italiani giochiamo veramente molto bene. Come sempre la testa. Allora, noi ci fermiamo un attimo adesso, anticipiamo un attimino il blocco così abbiamo più tempo per
stare insieme nel prossimo, avremo anche qualche curiosità subito all'inizio. Rimanete con noi. Eccoci nuovamente in studio. Allora, dicevamo, Donato Ala, golfitaliano.it, ma non solo. Abbiamo preparato alcune immagini da farti rivedere. Addirittura? Sì, sì, vediamo queste immagini, in modo che così c'è anche questo bel sottofondo musicale che l'accompagna. Wow! Eventi, io direi una parola sola, abbiamo preso un po'... Mi hai emozionato, quasi mi viene da piangere, no. Ti ringrazio per questa cosa. Abbiamo fatto un collage di immagini. Scusa Marco, una cosa che ti interessa molto da vicino, belle donne soprattutto mangiare non mancano. No, assolutamente. In queste immagini in realtà, Marco, c'è un po' una storia un po' ampia. C'è il Donato Ala comunque riassunto in questi sì, minuti e mezzo. Infatti, no? Ti ho detto, mi hai emozionato, sei un grande, devo dirlo. Dietro queste immagini c'era un po' di tutto, il passaggio dal golf al food, perché noi abbiamo sempre abbinato i nostri eventi legati al golf al food. Abbiamo pensato di portare anche il golf fuori dal nostro ambiente, quindi abbiamo realizzato la notte del golf al Twiga, quella che abbiamo a visto. Lucca, quella che a abbiamo Lucca visto. È stato un evento straordinario, in un loft incredibile. Quindi noi abbiamo sempre cercato di abbinare e far avvicinare al golf le persone. È il dopo il problema, che dopo non sanno dove andare a imparare, quindi comunque noi continuiamo a fare questo. Il food, e di questo ne vado orgoglioso, 5 anni fa, durante un evento di golf, abbiamo pensato di abbinare delle degustazioni per delle aziende sarde, e da lì abbiamo capito, anche perché io provengo da un periodo di molto lungo di marketing e comunicazione, e quindi abbiamo pensato di poter fare questo straordinario evento, no? Golf e food? Golf e
Più che golf e food, è food all'interno del golf. All'interno del golf, cioè noi cerchiamo di fare gli awards del food all'interno di alcuni golf club. Questo succede in Sardegna, succede in Toscana alle Pavoniere, succede in Piemonte alla Margherita, e purtroppo in Veneto, anche in Veneto a Paradiso del Garda, e a Bari, che in Puglia abbiamo difficoltà. Beh, è bello parlare dell'eccellenza comunque, sì. Perché il food come il golf offre, credo, mille spunti. Non so se sei d'accordo anche tu, Marco, proprio per... Certo, certo. Ma, a livello, cioè, di eventi poi... Ormai sono, cioè, una persona che la mattina, la domenica, si sveglia, va a giocare una bella gara, poi si ferma al circolo, mangia il suo spaghettino, sì, sta però... con gli amici... Le grandi eccellenze, è bello anche andare un po' a scoprirle all'interno del territorio. Certo. E tu sei stato bravo proprio perché questi eventi... Sì, noi facciamo appunto anche un tour all'interno delle aziende, un tour video, e tra l'altro anche in questi giorni stiamo facendo in Piemonte. La mia provenienza, io e Marco abbiamo, credo, molte cose in comune perché abbiamo iniziato a fare radio. A parte il calcio. A parte il calcio. Beh, i colori sono quelli. Però mi ha incuriosito perché le prime volte che ho conosciuto Marco, lui mi ha raccontato la sua storia e io mi sono identificato molto in lui perché abbiamo iniziato nelle radio libere quando erano radio libere. Quando sono proprio nate all'inizio. Permettete, anch'io a cominciare. Anche Marco. Modestamente. Troppo scopriamo che siamo troppo vecchi, però è meglio ancorarci al golf. Senti, abbiamo parlato prima di gare del circuito, cioè abbiamo tanti temi con te da affrontare oggi. Io vorrei, se la nostra regia mi propone proprio il calendario, eccolo qui, quindi ripercorriamo insieme. Hai detto che può esserci la tappa anche diciamo di Porto Cervo, però ma in intanto inizierai alla Margherita, che era sede degli Awards in Piemonte. Degli Awards in Piemonte, esatto. E poi andiamo alle fronde, sono tutti i circoli. I primi tre piemontesi. Sì, sì, la Margherita, le fronde e dall'amico Schellino a Cavagliar. A Cavagliar. Dove si mangia divinamente. Da Dio. E poi da quest'anno abbiamo il Cervò, le Pavoniere per il secondo anno e poi Smola, Scarimate e Lecco. Il primo anno sarà una gara molto ricca in termini, perché abbiamo uno sponsor locale e quindi ci saranno veramente dei premi notevoli. Bello, ricordiamolo. I primi tre di categoria, i primi tre lordi... Andranno direttamente in finale ad Acaia. Beh. E poi ci sono premi per il primo, secondo e terzo, e vari premi. Mai quanto il tuo circuito. Vabbè. Io credo che parlare del bel evento del mondo del golf è solamente un piacere. E è giusto sottolinearlo, il tuo è un gran bel circuito e comunque sono dei momenti per far giocare la gente, farla divertire, stare insieme, che è la cosa poi principale. Io so che tu giochi, perché abbiamo avuto modo di giocare qualche volta assieme. Male, ma insomma. Però, allora, sto migliorando, però. Adesso ti possiamo vedere una lezione di golf con Carlo Zappa, che può tornare utile non solo a te, ma anche a tutti e tre. E Carlo è molto bravo. Andiamo a vedere un po' cosa ci parla oggi. Abbiamo scelto per questo. Amici di Golf Television, ben ritrovati dal Golf Club Scarimate. Un carissimo amico ci chiede di andare ad analizzare la palla sulla terra spoglia, dove c'è un po' di terriccio, dove c'è addirittura un po' di fango. Come noi diciamo sempre, non abbiamo un unico colpo in base a come è posizionata la palla, ma abbiamo la scelta di diversi colpi. Primo, quanto sono comunque dal green. Secondo, quanto la bandiera è dentro rispetto al green. E poi devo andare a studiare quello che è comunque la nostra posizione, se davanti a noi c'è erba alta, se c'è erba bassa, se è molle, se è duro, se la palla può rotolare, se non può rotolare. Andiamo ad analizzare le possibilità per giocare questo tipo di colpo. La prima possibilità per il giocatore meno esperto, tendo a consigliare di giocare leggermente sul fianco, far rimbalzare la palla anche appena appena prima del green e farla rotolare in green di rotolo. È un colpo semplice, da questa posizione se riusciamo a fare tre colpi per chiudere la buca abbiamo fatto comunque un buon risultato. Decido di prendere un pitch, di giocare il pitch in modo tale che possa saltare il primo pezzettino di erba un po' più alta e poi far rotolare la palla, anche se non rimbalzo in green, schiacciando leggermente la possibilità di farla rotolare. Impugno il bastone corto, avendo la palla messa un po' sul molle in questo modo, mi metto leggermente più sopra, tengo le mani leggermente verso la gamba sinistra,
lo sterno è appena appena oltre la palla, gioco un colpo diritto diritto fatto solo dalle spalle. Piuttosto appoggio anche la punta del bastone in modo tale che il bastone possa passare ancora un po' di più. Quindi sono proprio sopra e gioco un colpo fatto solo dalle spalle. Cerco di far rimbalzare la palla appena prima del green e la faccio rotolare dentro. Sono riuscito a fare un ottimo colpo. Vi aspetto alla prossima puntata che spieghiamo come fare per giocare un sand. Non dirmi che vuoi perderti un'occasione come questa. Ehi, hey, hey. Golf Television in Tour. Diventa anche tu protagonista in TV. 26 gare nei più bei circoli italiani. 234 premi in palio. Wow. 104 nearest to the pin. Sponsor prestigiosi. Per arrivare al grande invitational finale del 28 settembre. Golf Television in Tour, l'unico circuito che ti fa rivedere le gare in TV. Golf Television in Tour. Diventa anche tu protagonista in TV. Insieme i sogni si realizzano. Il nostro era costruire un ospedale per curare i bambini malati di leucemia. Il primo dove unire ricerca, cura ed assistenza per guarire un bambino in più. A Monza, il Centro Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino. Ricerca, cura ed assistenza. Insieme. Questo è oggi il nostro ospedale. Scopri come aiutarci a guarire un bambino in più sul sito comitatomarialetiziaverga.it. Eccoci nuovamente in studio. Allora, abbiamo parlato anche dei food awards, perché chiaramente gli eventi, le attività di Donato Ala sono molteplici, ma se ne sta inventando un'altra che è piuttosto clamorosa per l'ultima parte della stagione. Si profila clamorosa e sei tra l'altro il primo. Oh, possiamo far vedere intanto l'immagine? Eccolo qua. Hai 3 minuti di tempo per parlarci di questo e poi dopo ne parliamo ancora. Comunque. No, beh, in realtà devo parlarne anche meno perché, perché è proprio un'anticipazione vera e propria. Questo evento qui risale a circa 10 anni fa. Ce l'ho nel cassetto da 10 anni, il Gala del Golf. Poi è arrivato Massimiliano Snack che mi ha detto: Donato, ma quel progetto lo portiamo avanti. Sai che lui era presidente dell'ITG, adesso è cambiato il presidente, e mi ha detto: Donato, ma perché non è arrivato il momento, non ritiriamo fuori quella tua idea? E così l'abbiamo lavorata. L'abbiamo lavorata e stiamo partendo, o meglio siamo già partiti, stiamo definendo il regolamento insieme a PGI e ITG, sarà il Gala del golf, cioè noi abbiamo deciso di premiare tutte le eccellenze che lavorano nel mondo del golf e che non sono mai state considerate, quindi miglior segretario, miglior direttore, miglior greenkeeper, cioè tutte. Ora, gli Oscar del golf, li potremmo definire volgarmente, però sono le eccellenze del golf. Bene, una parte saranno candidature che arriveranno da PGI e ITG, ci saranno 5 candidature. Ecco, se ti interrompo un secondo, spieghiamo anche ai nostri amici da casa. La PGI sì. È l'associazione praticamente dei professionisti, dei giocatori professionisti di golf, difatti
ed è la parte italiana, la PGI. Mentre ITG è l'Associazione Italiana Tecnici di Golf, cioè tutti coloro che lavorano proprio all'interno del golf e che sono diciamo i migliori interlocutori per definire delle eccellenze. E quindi loro faranno delle candidature, poi ci saranno anche delle candidature spontanee, chiaramente, che verranno analizzate sia da PGI che da ITG e poi lì valutate se poterle far inserire o meno all'interno di queste 5 candidature. Per il momento stiamo decidendo proprio di rimanere su 5 per non ampliarlo troppo, anche perché comunque ci sono dei settori, dei segmenti che non ci sono così tante professionalità e quindi cerchiamo di stare. Ci sono alcuni dove ci sono tantissime professionalità, come i direttori di circoli o altro, però via via stanno nascendo, premieremo il miglior circuito, la miglior azienda che fa i circuiti di gare di golf. Diciamo che c'è una volontà di far conoscere e soprattutto premiare, dare un riconoscimento a queste persone che lavorano molto nel, e anche molto bene nel mondo del golf. Noi ne conosciamo tante, Marco, e anche per stimolare quelli che in realtà non fanno propriamente il proprio lavoro, no? E anche di questi ce n'è molti. Quindi cercare di dire voglio arrivare a quelle awards, questo è il primo anno, però tu sai che gli awards tendono sempre a crescere. Beh, di anno in anno, non hanno questa tendenza a regredire. Quindi la partenza diciamo sarà settembre 2020. Praticamente quello che non fa la federazione lo fa Donato Ala. No, aspetta, allora la federazione mi auguro che sarà con noi, perché credo che non può farne a meno, perché se la federazione non sarà con noi, caro Marco, sarà un bel guaio. Però io sono molto positivo, perché comunque Chimenti è abbastanza attento a questo tipo di iniziative. Certo è che ci sono alcuni aspetti che magari possono crearci qualche intoppo, però noi andiamo avanti e gli awards li portiamo avanti, indubbiamente. Quindi appuntamento per settembre 2020, rivediamo un attimo la locandina, tra l'altro molto bello anche guarda, il giocatore. Quello che vedi è proprio un disegno, è stato fatto, non è un logo ma è un disegno, e sarà quello il premio che daremo attraverso, stiamo decidendo se sarà in vetro, se sarà chiaro, in bellissimo. Ok. Quindi dal Food Awards al Gran Galà era del golf, una conseguenza, un altro Awards, è sempre in movimento. Senti, posso collegarmi a un discorso di prima, mi ha colpito una frase che tu hai detto, e poi non sanno cosa fare, legato al discorso che si promuove il golf, sì, ma poi non sanno cosa problema. Fare. Questo come si risolve? Si risolve cambiando un po' la testa dei... Io ho un mio pensiero, posso dirlo apertamente. Qui siamo una televisione, programma libero. Secondo me, secondo il mio punto di vista, il golf è troppo anziano, o meglio, ci sono troppi consiglieri anziani all'interno del circolo che creano un po' di problemi. Credo che bisogna capire che bisogna dare una svolta da questo punto di vista. Quindi non parlo tanto dei presidenti, che comunque secondo me devono avere una certa età. Il presidente del golf deve essere. Ma il consiglio che decide. Però è il consiglio che decide. Questo consiglio bisognerebbe un pochino ringiovanirlo, dargli un pochino più di stimoli. Invece sembra che vogliano chiudersi sempre di più, Marco. Questo presuppone che non c'è volontà di aprirsi verso quello che io e te stiamo dicendo. Ma non pensi che è un peccato, proprio nel momento in cui le donne hanno fatto veramente delle cose bellissime quest'anno, e poi ci sono i giovani, la porta, eccetera, eccetera, in questo momento è possibile che il golf non colga l'occasione per andare avanti? Se tu pensi, Marco, che l'occasione l'abbiamo avuta, lo dico proprio chiaro, con Molinari quando ha vinto tutto. Molinari andava spremuto, scusate il termine, ma in senso buono, andava utilizzato in modo importante. E questo non è stato fatto e abbiamo perso, secondo il mio punto di vista, una buona opportunità per far conoscere ai giovani il golf. Diciamo che si è un po' isolato anche lui. Tutti vogliamo bene a Chico Molinari, però probabilmente avesse avuto un carattere alla Valentino Rossi, il golf, con quello che ha vinto Molinari nel golf negli ultimi anni, forse esplode, cioè serviva un passaggio, forse sono d'accordo con te. Leggermente diverso caratterialmente, magari. Vabbè, con tutto il rispetto a livello di gioco. Hai di perfettamente ragione, c'è da dire che Chico ha un carattere così.
io lo adoro, lo dico proprio apertamente, lo adoro anche nel suo modo di essere, però hai perfettamente ragione, certo è che se arrivava anche la porta, Francesco, non è il massimo dell'apertura. Però ha già un suo stile completamente diverso. Un po' più giovane, ecco. È più social, Sì, è più giovane. Io penso proprio che il golf italiano è, non voglio dire zero, è completamente... Nel marketing è completamente assente. Io vi ricordo che un anno Canonica ha vinto il premio il drive più lungo d'Europa. Sì. Ma è possibile? Lo sapevi solo tu, gli altri tre o quattro. È possibile che l'unica persona che ha fatto un'intervista sono stato io, al posto della federazione, poi ho avuto un problema col presidente della federazione perché l'ho detto. Io il giorno dopo avrei comprato l'ultima pagina del Corriere della Gazzetta con scritto grazie Peppo, avrei invitato i giornalisti in un campo dove Canonica dimostra come si fa a tirare un drive a 300 metri. Vabbè, cioè questo non penso che ci vuole l'intelligenza di Einstein no, a capire no, questo. La comunicazione è il punto debole del golf italiano, la comunicazione in generale è il punto debole perché non stanno dimostrando, anche sul, se tu ci pensi, anche sull'aspetto Ryder Cup 2022, io credo che queste operazioni... Se ne parla molto poco. No, se ne parla poco anche perché comunque queste operazioni che stanno facendo tra Cervino, eccetera, io credo che forse... dei templi, insomma. Cioè, capito, io penso che forse se venivano al vostro centro commerciale qui probabilmente ottenevano più successo. Più successo o al cinema. Allora, insomma, io adesso devo chiedere un favore alla regia, a rivoluzionare un pochino perché siamo andati leggermente oltre. Lunghi. Per cui io cortesemente vorrei la nostra locandina, quella di Golf Television in Tour. Perché? Perché settimana prossima parte il nostro circuito e da questo weekend sono già aperte le iscrizioni. Wow. Eccola qua, ufficializzata nei giorni scorsi, 25 tappe in giro per l'Italia, con una finale il 28 settembre a Franciacorta, dove ci sarà un premio ogni buca, quindi un evento un po' particolare sui generis come abbiamo abituato. Quando questo? Il 25? Quindi il devo... 28 settembre 28, la finale. Devo farla dopo, allora il galà. E la prima tappa sarà proprio settimana prossima. Iniziamo, anche qui una delle novità di quest'anno, avremo due Louisiane nel corso della stagione, la prima è proprio una Louisiana. Una Louisiana a due, vuol dire praticamente per, vabbè, è una gara a coppie per chi non gioca a golf, ma anzi deve cominciare a giocare. Per accoppiarsi anche. E si gioca al Golf Club La Colombera a Castrezzato. E questa è la tappa dell'anno scorso, quindi Golf Television in Tour. Ricordiamo che quando si tratta delle Louisiane o delle gare a coppie, ne abbiamo solamente due quest'anno in calendario, abbiamo praticamente in finale porteremo la prima coppia netta e la prima coppia lordo, quindi quattro posti direttamente alla finale. Mentre per tutte le altre tappe del circuito, che poi ci sposteremo a marzo, tra un mese a Roma, poi Cervoe, poi giriamo tutta l'Italia, dalla Sardegna alla Toscana, Veneto, Piemonte, insomma che più ne ha più ne metta, ci saranno i vincitori netti di categoria che accederanno alla finale. Tantissime aziende presenti, seguiteci, comunque come tradizione faremo rivedere i filmati delle nostre gare, per cui iscrivetevi, da questo weekend sono aperte le iscrizioni per il Golf Television in Tour, mi raccomando, vi aspettiamo settimana prossima, sabato 15 febbraio, alla Colombera di Castrezzato. E adesso andiamo a vederci le regole del golf con Roberto Baldini, presidente AIAG, che ha iniziato la settimana scorsa a parlare del colpo a distanza, oggi ce ne parla però dal bunker, vediamo cosa succede. Da Roberto e Golf Television, ciao a tutti. E nelle puntate precedenti avevamo parlato di colpo a distanza, cioè rifare il colpo da dove era stato fatto il colpo precedente. Se vi ricordate, avevo giocato da un'area di partenza, la mia palla era andata a finire in una situazione particolare e ho utilizzato una regola che tra le varie opzioni mi permetteva di giocare nuovamente un colpo, sempre con un colpo di penalità, da dove ho fatto il colpo precedente. In questo caso l'ho fatto dal bunker. La mia palla è stata giocata da questa situazione dal bunker, è rimasto anche il segno, fortunatamente non l'avevo ancora rastrellato, la mia palla è andata fuori limite perché ho fatto un colpaccio e in questo caso utilizzerò anche qui il colpo di distanza. Cosa dovrò fare? Determinare e mettere sul terreno un tee che indica il punto di riferimento. Qui non ho problemi a indicare qual era il punto di riferimento,
Forse la mia palla era qui, era in questo punto, lo posso stimare, però diciamo che la mia palla era qui. Questo è il punto di riferimento per determinare l'area entro cui droppare la palla. L'area entro cui droppare la palla sarà un'area che è delimitata dalla distanza di un bastone su entrambi i lati di questa ideale linea, e qui dropperò la mia palla. La palla droppata all'altezza del ginocchio la faccio cadere, la palla droppata è rimasta nell'area che avevo determinato per ovviare a questa situazione e la mia palla è in gioco. Questo è colpo e distanza fatto dal bunker. Da Roberto del Gol Television, alla prossima! Donato, non abbiamo ancora parlato del tuo golf, il colpo migliore e dove devi migliorare. Allora, io sono bravissimo in tutto, ho difficoltà a trovare... No, scherzo. Io ultimamente... Ti ho visto fare delle gran belle buche adesso, non fare troppo il modesto. No, no, no. In Sardegna, no. L'anno scorso in Smolas, proprio la nostra gara. No, diciamo che mi viene naturale l'approccio. Devo dire che sinceramente sugli approcci sono messo bene. È sul pat, ho un po' di difficoltà sul secondo colpo, cioè ogni tanto il drive va bene, va male, però è il secondo colpo, quando mi avvicino è quello che mi crea qualche difficoltà. Mi prenoto una lezione con te. Allora, parliamo anche, noi abbiamo un accordo con Italian Golf Academy, è bello questa cosa che ho visto, ci porterà su diversi green, ma non solo. Proprio riallacciandomi a quello che dicevamo prima, il nostro circuito di Golf Television Tour, ci saranno diverse tappe, tante, dove sarà presente anche proprio un professionista di Italian Golf Academy che stazionerà tutta la mattinata in campo pratica, per cui tutti gli iscritti in gara, se vogliono un consiglio mentre si riscaldano prima della gara, avranno a disposizione i professionisti di Italian Golf Academy. Ho paura che dovrò premiarti, no, come circuito, eh? Oh, io lo dico adesso, ma però... Marco ha tutte queste idee, le buttare. No, invece sono cose che funzionano. No, ma non arriviamo a te, insomma, perché sei tu. No, ci piace dare sempre qualcosa, magari un servizio in più a chi gioca, perché se lo trova inaspettato e diventa un momento per trascorrere una bella giornata di golf, diciamo così. Sai cosa facciamo noi adesso? Ti portiamo su un campo, perché abbiamo ripreso l'abitudine, abbiamo girato tantissime buche della settimana e di nuove ne stanno arrivando, quindi seguiteci sempre, mi raccomando, perché diventa una sorta di lezione di golf, ma anche andare alla scoperta un po' delle buche. Tempo fa giocammo la 11, che è un par 4 del Molinetto, con un maestro che è simpaticissimo, Andrea Calcari. Andiamo a rivedere questo servizio. Per la buca della settimana ci troviamo al Golf Club Molinetto insieme ad Andrea Calcari e oggi giocheremo una buca un po' particolare, un par 4, è la buca 11 del percorso, è un handicap 8, 341 metri dai gialli, quindi al percorso abituale degli amateur per le gare del sabato a domenica. Andrea, spiegaci un pochino innanzitutto le difficoltà di questa buca, quali sono i trabocchetti principali ai quali devono stare attenti i nostri amici che ci seguono da casa? Sicuramente come par 4, 340 metri, una buca apparentemente corta, però se giocata troppo rischiosa, intanto c'è un fuori limite sulla destra, quindi aprendo il drive c'è un fuori limite, a sinistra si stringe molto la landing gear, il punto di arrivo del drive, e ci si trova subito sotto il bosco, quindi se si vuole giocare meno rischioso c'è da fare un lie up, cioè un colpo prima del lago circa 190 metri e poi si tirerà un ferro 8, ferro 9 al green e sicuramente l'arrivo con il ferro è molto più largo e ci garantisce meno rischio. Anche perché diciamo che questa acqua chiaramente è stata messa apposta che ti entra in gioco, cioè giusto per non farti mancare nulla. esatto. Senti, strategia per una seconda e terza categoria come potrei essere io invece? È quello magari di giocare in appoggio davanti? Sicuramente sì, perché e poi entra anche in gioco questo lago sulla destra, quindi
stare sicuramente sul lato destro del tee per aprirsi il campo lato dell'arrivo del drive del colpo sulla sinistra, e poi c'è un attacco al green più largo. Bene, allora proviamo ad andare a giocarla, ti degrado a un prima categoria oggi, così dare la strategia giusta in campo anche per i nostri amici più bravi, quelli che chiaramente magari sono anche one digit come handicap, mentre io giustamente cercherò di flappare il meno possibile. Andiamo a giocare. Cercheremo di fare il nostro meglio. Allora Andrea, siamo sulla buca, giocherai per primo tuo, visto che siamo in prima categoria, l'onore è tutto tuo. La strategia, vedo un ferro in mano però. Sì, io ho scelto una strategia meno aggressiva. Cerco di stare sul lato sinistro della buca prima dell'acqua, per poi avere un colpo al green più aperto e anche più margine d'errore così. Perfetto, io sono incosciente, vediamo di giocare qualcosa di differente, soprattutto di non andare in acqua. Buon gioco! Perfetto, dove vuoi metterlo? Giù, giù, giù. Grande. Allora, un ferro tranquillo per Andrea Calcari come strategia di un prima categoria in questo caso per attaccare il green. Qui siamo a quanto? Un 150 sì, rotti dall'inizio sì, del green? No, al centro, 150 misura dal centro, però c'è vento a favore, quindi mi sono messo in un'ottima posizione per attaccare la bandiera. È un green meraviglioso questo, ben protetto. Sì, infatti, come vedete, se voi chi vuole scegliere la strategia più aggressiva, passa il posto, si passa facilmente, però poi l'arrivo è molto stretto e ci si trova a tirare un colpo, anche se corto, con qualche ramo. Anche se vedendolo adesso da vicino, passare il posto sì, ma entra in gioco forse anche col piantone a sinistra, cioè sì, esatto. È difficile tenerla perfettamente esatto, nel mezzo. Esatto, perché l'area di utile per giocare il colpo libero è veramente piccola. Comunque da qua c'è sempre il colpo al green. Abbastanza, sì, infatti. Bene, allora vediamo il tuo colpo al green per questo par 4. Ok. Un ottimo colpo questo. Sì, qua a sinistra proprio. Ci facciamo un po' anche il vento forse. Un pochino. Allora, a me è andata bene perché con il mio driver comunque è abbastanza alto, ho evitato l'acqua, sono finito davanti. Adesso provo a giocare un ferro 7 al green. Siamo a 130 metri, giusto? Sì, un po' diventa a favore. Quindi dovrebbe compensarmi il fatto che la sto tirando bene in questo periodo, sto invecchiando. Una volta nei 130 dal povero vecchietto che facevo. Vediamo un attimino. Bunker qui ce ne sono prima, no? No, i lati, destra e sinistra. Destra e sinistra, ma non entra, ok. Grande palla. Un po' chiusa? Ma però ho usato il ferro giusto, quindi è saltato il bunker che entra in gioco, se sei corto, grande, bravo. Allora Andrea Calcari, siamo tutti e due qui, dice in green, quello almeno è stato preso, e bella picciata, non deve essere la mia. No, è la mia infatti. Ma te la sistemo io, posso provare? Grazie. Basta anche un tiro. Esatto. Perché, insegniamo un attimo, non bisogna alzare perché stacchiamo le radici e si rovinano tutti i green, invece dobbiamo spingere verso esatto, il centro, da questo punto, giusto? Esatto. Quindi accompagnare, spingere, in questo modo, cerchiamo di mantenere preservati un pochino i green. Esatto, questa qua sembra un'operazione abbastanza semplice e inutile, ma è fondamentale perché se resta il buchino in mezzo non fa nulla perché ricresce, esatto. In questo modo non abbiamo strappato le radici. E domani messa bene, domani è ricresciuta e si è chiusa. Non così evitiamo sarà di vedere quei green zebrati, perché esatto, quando si alza in questo modo, si strappano le radici e il green è rovinato. Esatto. Un consiglio che do io a tutti i giocatori, quando entrate in green, almeno un pitch rimettiamolo tutti, così se tutti rimettiamo un pitch non ci dovrebbero essere tutti. E non ci lamentiamo per il green. Anche a San Molinetto devo dire, sono splendidi. No, anche qui purtroppo tante volte le persone, ora la batte in green, scappa via, non tornano indietro a mettere il pitch, ma più che altro
anche per... Sono troppo concentrati sulla palla e si dimenticano di aver fatto la pecciata. Esatto. Sai che ti tocca darmi la linea pure? Tocca a me, esatto. In questo caso c'è una leggera salita, sinistra-destra e un pochino in salita. Sinistra-destra, quindi, vedi come, cosa vuol dire conoscere bene, che io lo vedo da destra a sinistra, siamo a posto. No, un buon consiglio che do io sempre ai dilettanti è quello di camminare, sì, perché camminando si sente la gravità del terreno e ci si rende conto della pendenza. Direi che era perfetta, solo un pelino di forza. Fregata la salita. Beh, direi che un facile par ha portato bene comunque. Sì, è andata bene. Beh, un bel par questo, perché non era un par tutt'altro, come si suol dire. No, è 5 metri e mezzo, sempre un par con una percentuale non altissima. Comunque da sinistra a destra, perfetto. Vedi che adesso me lo... La camminata ha funzionato. Adesso me lo segno. In questo caso io chiedo di finire, però nel finire devo stare attento a non testare la sua linea immaginaria, la sua linea di gioco, quindi mi metterò in una posizione, questo è un par corto, facile, dove i miei piedi non pestano e finisco. Un facile par per te. Allora io ho posizionato la pallina abbastanza dritta, la pendenza resta uguale? Sì, più o meno, forse sai che... Pelo di più. Eh? È perché qui c'è questa... Beh, c'è questa gobbettina che è un pochino più ripida, quindi, però parte forte, quindi dovrebbe tenere un po'. Questo l'ho spinto io. Partita un po' molle, però buona. Il pace era giusto, che è la cosa più importante. Però avevi ragione, pendeva molto di più questo. È partita un po' molle. E da vicino invece ritorno all'antica per non fare errori. 4. Avevo anche il colpo. E mi ha fregato. Avevo il colpo. Abbiamo giocato insieme ad Andrea Calcari al Golf Club Molinetto la buca numero 11, un par 4, ostacolo d'acqua davanti che può mettere qualche insidia, ma un arrivo al green meraviglioso dal punto di vista scenografico, come quasi tutte le buche di questo meraviglioso circolo. Grazie Andrea, alla prossima. Grazie, alla prossima. Ciao. Eccoci nuovamente in studio. Allora, Donato Ala, abbiamo parlato di queste tue tappe con golfitaliano.it, ma è anche un portale proprio perché .it. Sì, è nato, guarda, devo dirti la verità, Golf Italiano tanti anni fa e dalle varie regioni. Cioè prima era partito Toscana Golf, poi tutte le regioni italiane sono state assorbite da Golf Italiano dopo un po' di tempo, perché era difficile seguire a livello giornalistico tutte le regioni e quindi l'abbiamo messo sotto un unico cappello. Poi, come tu saprai, l'avvento dei social, i siti internet non li vede più nessuno. Quindi abbiamo deciso di avere una vetrina come Golf Italiano e far veicolare su Golf Italiano tutte le notizie dei social. Quindi non è più un portale. Siamo un è po'. È cambiato il concetto. Sì, il concetto del portale non c'è più. Lavoriamo molto sui social perché quello è il futuro. Credo che i siti nel giro di un anno non avranno più. Sì, sono dei buoni supporti, diciamo, se hai tanti video da caricare. Ecco. Esatto. Io ne avrei tanti, video, però. Quando ci sono, quelli social non riescono mai a sopperire veramente, perché puoi dare una clip di annuncio del video, ma poi diventa difficile. Certo. Sai che abbiamo una bella finale tra poco da giocarci? Lo so. Sai che. Dove andate a giocarvi questa finale? Dove possiamo andare? Mi sa che ci sono già le immagini. Questa è quella, era la finale di novembre, ma dal 7 al 14 di marzo ci sarà questa finale conclusiva della stagione 2019 di Domina a golf a Sharm el Sheikh, quindi alla Domina Coral Bay.
E so che tra l'altro giocherai anche tu, credo. Mi auguro di riuscire a essere dei vostri. E qui abbiamo proprio le immagini per ricordare che cos'è stata la finale di novembre e gli amici che torneranno, i finalisti, quindi lo ripeto, dal 7 al 14 di marzo a Sharm el Sheikh, dove si disputerà questa finale. Ma ricordiamo anche che da quest'anno Golf Television cura tutti gli eventi golfistici di Domina e, come ricordava Priattoni settimana scorsa che era ospite in studio, il circuito nuovo, il Domina Golfing Tour 2020, partirà con 21 tappe, questa volta direttamente da Roma, quindi nel mese di marzo. Si concluderà a ottobre a Franciacorta e i vincitori di ogni tappa che nel 2020 terranno alta l'attenzione del Domina Golfing Tour, i vincitori avranno la possibilità, anzi saranno ospiti gratuiti con volo aereo, soggiorno, pacchetto golf, 10.000 coccole, non più una finale, ma ci sarà un grandissimo evento nella prima settimana di dicembre nel Ponte dell'Immacolata a Sharm el Sheikh. Mi sembra un'ottima occasione. Basta il nome finale in questo caso proprio perché anche gli accompagnatori che vorranno poi seguire i vincitori avranno la possibilità di giocare allo stesso livello con gli altri. Quindi sarà un grandissimo evento dedicato al mondo del golf che terrà banco a Sharm el Sheikh a dicembre 2020. Quante cose? Siamo alla fine. Siamo quasi alla fine. Niente, ormai. Io naturalmente in bocca al lupo. Grazie, per tutti i tuoi impegni golfistici. Ti auguro presto un'altra notte d'insonnia, così almeno tiri fuori qualcos'altro di importante per il golf. No, credo che ci sia veramente tanta carne sul fuoco. Sono contento anche di incontrare persone come voi che fanno qualcosa per questo sport. Ma noi siamo pazzi, cioè, potremmo andarci a rimanere, no, dobbiamo proprio parlare di golf anche sul digitale terrestre, quelli che non giocano a golf. Ma va bene, siamo così. Dei pazzi. Anche perché stiamo diventando pochi, invece di aumentare. Cerchiamo come sempre di divulgare questo magnifico sport che è il golf. Ve lo ricordo, mi raccomando. Giocare non è vero che costa tantissimo, come tutte le cose c'è la scelta, puoi scegliere dei posti incantevoli dove, chiaro, si paga perché paghi il servizio, l'eccellenza, ma puoi divertirti giocando a golf anche su campi che ti offrono e ti mettono alla prova lo stesso e che costano veramente poco. L'importante è divertirsi, avere a disposizione un po' di tempo per fare uno sport all'aria aperta, bella, sana, respirare, entusiasmante, e poi giocare a golf fa bene alla salute. Fa bene la salute, giocare a golf, camminare. Guarda, io e Marco adesso siamo in partenza tra pochissimo e cammineremo. Quattro campi in quattro giorni in Marocco, insomma, non è male come programma. Noi ci rivediamo comunque settimana prossima, anche perché così vi porteremo qualche servizio carino, interessante da questi posti incantevoli. Grazie a Donato Ala per essere stato con noi, con golfitaliano.it, ma tutti gli awards che ha, compreso quello del golf. Marco, settimana prossima? Vi aspettiamo. Ciao a tutti, grazie ancora. Non dirmi che vuoi perderti un'occasione come questa. Hey, hey. Golf Television in Tour. Diventa anche tu protagonista in TV. 26 gare nei più bei circoli italiani. 234 premi in palio. Wow. 104 nearest to the pin. Sponsor prestigiosi. Per arrivare al grande invitational finale del 28 settembre. Golf Television in Tour. L'unico circuito che ti fa rivedere le gare in TV. Golf Television in Tour. Diventa anche tu protagonista in TV.